Amici del canale, buonasera, eccomi ancora qui per fare il nostro oracolo del giorno. E giorno 5. Sì, un attimo che controllo, ma credo proprio di sì. Sì. Allora, riposiziono il telefono. Giorno 5, sono le 12 meno 10, ok? Quindi siamo vicini alla mezzanotte. Andiamo a vedere cosa accadrà nella giornata, quindi di domani. Andiamo a vedere quali sono le novità. E cosa dirvi? Ho cambiato postazione di nuovo per permettere voi, insomma, di vedere le carte, perché mi sono resa conto ieri che purtroppo scarseggiava. Allora, nel frattempo mescolo le carte come di mia consuetudine, informo tutte le persone nuove del canale, se hanno voglia di iscriversi, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se avete voglia di informazioni, sia sul canale nella voce informazioni che sotto il video nella voce descrizione, trovate i miei contatti. Vi chiedo quindi di iscrivermi. Non rispondo a numeri che non conosco, che scrivetemi un messaggio, un'email, quello che volete. E poi giustamente a fine video, come sempre, vi chiedo di lasciare un like oppure eventualmente un commento. Ringrazio tutte le persone che lo fanno. Allora, in più vi do un'informazione, non effettuo consulti la prossima settimana e l'altra ancora, riparto da giorno 22 per consulti, 2 settimane, mi dispiace, ho bisogno anche io di staccare un po' la spina. Nel frattempo l'oracolo ci sarà, per quanto riguarda gli oroscopi vediamo un po' come organizzarmi, può essere che anche quelli magari in forma breve comunque li trovate, ok? Può essere, non lo so, vediamo un po'. Intanto accontentiamoci di questo. Stasera si muore di caldo, credetemi, veramente qui fa caldissimo. Allora, andiamo a vedere per tutte quelle persone che guarderanno questo video cosa accadrà nella giornata di domani, 5 agosto 2022. Quali saranno le novità? Cosa dobbiamo sapere dalle nostre carte? Andiamo a fare la classica stesa delle 5 carte con qualche chiarimento. Ok, molto breve, molto veloce, molto sintetica per la gioia di qualcuno. Ok, e quindi andiamo a far questo. Cosa accadrà domani, 5 agosto 2022? Quali sono le novità? Cosa dobbiamo sapere noi tutti nella giornata di domani? Allora, 10 di coppe rovesciato, oddio, 10 di spade rovesciato, per carità, 9 di spade rovesciato, 3 di spade rovesciato, Madonna che brutte carte, 2 di spade rovesciato e un 3 di bastoni rovesciato. L'inferno, ragazzi, succede domani. Succede veramente un casino. Scoprirete un inganno, ci sono cattive notizie, c'è un allontanamento, ci sono degli ostacoli, c'è una separazione, ci sono ancora di più ostacoli, qualcuno che cerca di aiutarmi. Cioè, il putiferio succede domani. Un'energia, proprio una giornata, scusatemi, a livello energetico bruttissima. Voglio andare subito a fare dei chiarimenti perché voglio cercare di capire. Allora, 10 di coppe rovesciato, chiedo più informazioni, cosa vuole dirci nella giornata di domani, 5 agosto 2022. Mamma mia, che brutte. Allora, se voi siete questa energia maschile, siete la persona innamorata, ok, questo 10 di coppe indica questo. Nella giornata di domani vi sentite deboli per degli ostacoli che chiaramente si presentano, ok?
Ostacoli che si presentano a quanto pare con un 8 di denari a fondo mazzo, con una donna molto determinata, molto decisa. Sono ostacoli su qualcosa che si porta avanti da tempo, ok? Su dei progetti che si portano avanti da tempo. Probabilmente avete da dire con qualcuno, oppure questa persona molto determinata domani avrà da dire con voi e inizia a crearvi magari degli ostacoli. Vediamo questo 10 di spade rovesciato, cosa vuole comunicarci nella giornata di domani, 5 agosto 2022. Chiedo una carta per avere maggiori informazioni. Una persona che inganna, una persona che inganna, tradisce, una persona che cerca comunque di far del male, di farvi del male, probabilmente avrete a che fare forse con qualcuno. Potrebbe essere in merito magari a dei soldi, a dei pagamenti, potrebbe essere in merito a dei progetti. Ci sono proprio delle comunicazioni che vi vengono date, dove queste comunicazioni non vi fanno bene. Riguardano una casa, riguardano 9 di spade rovesciato. 9 di spade rovesciato, cosa vuole comunicarci questa carta nella giornata di domani, 5 agosto 2022? Sono delle notizie spiacevoli che vi arriveranno, probabilmente le comunicazioni che vi vengono date riguardano soldi, casa, qualsiasi cosa e sono inerenti chiaramente a dei pagamenti, questioni proprio, ripeto, economiche e avrete delle spiacevoli notizie in merito a questo. Però queste spiacevoli notizie. Ah no, ecco qui. Allora, ci sono sì delle spiacevoli notizie, però poi c'è qualcuno che cerca di aiutarvi nel darvi una gratificazione, nel dire che si può fare qualcosa, quindi c'è un aiuto da parte di qualcuno, anche se c'è una certa pesantezza, una certa insoddisfazione, energie buttate così, cioè sprecate. Notizie che attendete che non arrivano, in un certo qual modo cercate di costruirvi il vostro equilibrio, cercate di fare i vostri progetti e cercate comunque di andare avanti. Un'energia femminile, in questo caso potrebbe essere la coppia, quella più determinante, più armoniosa, cerca in tutti i modi di darvi, insomma, supporto e ripeto, di aiutarvi nella gratificazione, nel successo, in una soddisfazione. Vediamo questo 3 di spade rovesciato invece cosa vuole comunicarci ancora nella giornata di domani 5 agosto 2022. Questo 3 di spade rovesciato ci parla comunque di separazioni, di allontanamenti. Comunque è una stesa legata ai soldi. Si ha bisogno di fare chiarezza? Si vengono a sapere delle informazioni che vi porteranno chiarezza, magari si può scoprire comunque sia un inganno, ok, da parte di una donna. Questo vi può provocare, da parte di un'energia femminile chiaramente, vi può provocare comunque sia tristezza, vi può provocare disarmonia, ok, ma è sempre in merito a quelli che sono i vostri. I vostri progetti, voi cercate di andare avanti, però l'energia maschile si sente debole, ok, di fronte magari a determinate situazioni o a determinate comunicazioni che riguardano, ripeto, soldi, casa, e c'è un'energia femminile proprio al vostro fianco che cerca comunque sia di aiutarvi e di darvi magari quel supporto giusto per poter dire: guarda, ce la facciamo, non vi preoccupare, per farvi avere comunque quel successo, quella soddisfazione che meritate.
voi volete andare più a fondo e quindi cercate di allontanarvi da una certa persona o da una certa situazione, perché nell'andare a fondo capirete, ok, che non c'è trippa per gatti, perché verrete a sapere, ripeto, delle informazioni che vi faranno maggiore chiarezza nella vostra testolina. Andiamo a vedere questo 2 di spade rovesciato, cosa vuole comunicarci nella giornata di domani 5 agosto 2022, quindi maggiori chiarimenti su questo 2 di spade rovesciato. Lì dove ci sono degli ostacoli, ok, è proprio questo 8 di coppe, questa energia femminile proprio in casa che cerca in tutti i modi di trovare la risoluzione di questo problema, di quello che si va a creare domani. Ed è un'energia femminile che va a scontrarsi con un'altra energia femminile che fino adesso vi ha creato ostacoli, ha messo il bastone fra le ruote, emergono delle informazioni, me lo dà ancora di nuovo il 2 di bastoni rovesciato, emergono delle informazioni che vi fanno avere maggiore chiarezza e c'è comunque un vostro trionfo, anche se, ripeto, la situazione, tra virgolette, concedetemi il termine, domani veramente è disastrosa. Andiamo a vedere quali sono le novità, che genere di novità dovete sapere domani 5 agosto 2022, quindi cosa vuole comunicarci di più il 9 di spade rovesciato e il 9 di denari. Ci sono dei progetti che state facendo per il futuro, c'è un vostro trionfo su questi progetti e fino adesso le vostre energie, le energie che avete speso, la vostra forza che ci avete messo in quello che dovevate fare, ok, è andata, cioè avete capito che sta sfumando perché è comunque una forza, è un'energia inconcludente. Però è giusto che andiate avanti comunque sia per la vostra strada, per i vostri progetti futuri, perché avrete il vostro trionfo. Ci sarà il festeggiamento, la celebrazione comunque di un qualcosa, insieme a una persona che fino adesso è rimasta sempre nel suo, proprio per quelle energie negative esterne che ci sono state. Quindi festeggerete o celebrerete qualcosa comunque sia di bello. Queste sono le novità. Andiamo a vedere invece che genere di comunicazioni vi arrivano domani. Comunicazioni in linea generica nella giornata di domani, 5 agosto 2022, che genere di comunicazione tutte quelle persone che stanno guardando il video possono ricevere? La risoluzione di problemi, il festeggiamento di qualcosa, la celebrazione di qualcosa su un qualcosa che è rimasto bloccato fino adesso. Perché? Perché appunto, me lo dà di nuovo, ci sarà una maggiore chiarezza, scoprirete un inganno dove a quel punto la strada per voi sarà molto più facile, ok? Andrete proprio a risolvere attraverso queste informazioni che vi vengono date, andrete a risolvere comunque qualcosa e per voi la strada su quello che verrete a sapere sarà spianata, quindi andrete poi dopo lisci nell'andare a festeggiare tutto quello che c'è da festeggiare. Voglio vedere questo trionfo che voi avrete in merito a che cos'è, quindi asso di denari, trionfo su cosa? Chiedo una carta per favore per avere maggiori informazioni. Il trionfo potrebbe essere proprio a livello amoroso, potreste scoprire a livello proprio sentimentale qualcosa che non vi piacerà, ci potrebbe essere proprio una pesantezza, un'insoddisfazione, un qualcosa proprio che non procede, quindi potrebbe esserci, ripeto, un inganno,
delle informazioni che vi fanno chiarezza, perché mi viene fuori comunque mi viene fuori spesso e volentieri questa carta. Vediamo invece che cosa andrete a celebrare, cosa andrete a festeggiare. Questo 5 di coppe cosa vuole comunicarci? Che genere di festeggiamento? Oppure potrebbe essere il trionfo su un'insoddisfazione che c'è stata fino adesso a livello sentimentale. Se avete avuto problemi fino adesso a livello sentimentale, mi è venuto un input, scusatemi, se avete avuto un'insoddisfazione, della pesantezza, delle problematiche a livello sentimentale, nella giornata di domani potreste avere un trionfo, un successo in merito a qualcosa perché verrà scoperto qualcosa. Vediamo quindi il 5 di coppe e quindi la vostra storia, chiaramente, o la vostra frequentazione o la conoscenza con una determinata persona continuerà senza problemi, senza dubbi e senza problemi. Dicevo, vediamo questo 5 di coppe, questo festeggiamento, celebrazione, festeggiamento, di cosa si tratta, cosa andrete a festeggiare domani, 5 agosto 2022. Andrete a festeggiare lì dove avevate dei dubbi, lì dove dovevate fare magari una scelta. Andrete a prendere una decisione dura, ma proprio una decisione. Andrete a decidere qualcosa che vi porterà equilibrio e stabilità con un'energia femminile, oppure viceversa. E quindi sarà proprio il festeggiamento di una scelta che andrete a fare per quello che potrebbe emergere, ripeto, nella giornata di domani. Un'altra cosa, allontanamento, separazione, rottura, in che ambito? Per quale motivo? Vediamo cosa ci vuole dire di più questo 3 di spade rovesciato. Allora, la rottura è in famiglia, in casa, nella coppia dove magari già vivete insieme, ok? C'è una rottura, ripeto, per quello che emerge. Questa rottura vi porta comunque sia a un trionfo, a un successo, perché finalmente verrete a scoprire comunque sia qualcosa, ok? Ci sono, come vi ho detto, il 2 di bastoni rovesciato, quindi delle informazioni, verrete a scoprire comunque un inganno che giustamente con il 3 di coppe rovesciato non è che vi porterà gioia, però comunque vi spianerà la strada per quelli che sono i vostri progetti insieme alla vostra energia femminile, l'otto di coppe, e vi sentirete comunque sia un re di denari, una persona bella, decisa e sicuri di cosa dovete fare per poter proseguire verso la vostra stabilità, verso il vostro equilibrio, visto che fino adesso ci sono state una marea di problematiche. Ragazzi, cosa dirvi? È una giornata bruttissima domani, ma proprio veramente credetemi, mi sono spaventata solo a vedere le carte, ok? L'unica cosa, ripeto, positiva che c'è, il fatto che emergono chiaramente delle cose, il fatto che andrete a trionfare su quello che era l'insoddisfazione che vi siete portati avanti per un periodo di tempo. Quindi riuscirete ad avere trionfo perché finalmente c'è un qualcosa che va a iniziare, anche se a piccoli passi, anche se con ritardo, c'è un qualcosa comunque di bello che va a iniziare. E poi il festeggiamento con questo 5 di coppe, queste comunicazioni comunque belle che vi arrivano, ok, su una situazione che per lungo tempo, per tanto tempo è rimasta bloccata, finalmente c'è il superare una determinata situazione. Quindi tempo al tempo, tutte le cose, sapete perfettamente che se non è oggi,
comunque sia, è attorno ad oggi, ok, se non succede quello che deve succedere oggi, ma è attorno ad oggi, come vi dico sempre, però sappiate insomma che c'è un bel po' da fare nella giornata di domani, ma veramente, veramente pesante, quindi aprite gli occhi, ok, cercate di comportarvi sempre al meglio, alla fin fine, come avete visto, con 9 di denari, 5 di denari, comunque c'è una risoluzione dei problemi. Una risoluzione dei problemi che va chiaramente a favore vostro e quindi riuscite tranquillamente ad emergere ancora una volta e ad avere trionfo, ma vi andrete a rendere conto di tante cose, per fortuna. Io vi ringrazio, vi auguro una buonanotte perché credetemi sono stanchissima e ci sentiamo di nuovo per domani. Ok, come vi ho detto, i consulti ripartono dal 22 agosto perché per 2 settimane non consulto. Cercherò di essere presente anche per gli oroscopi questo fine settimana. Vediamo, non vi assicuro nulla. Intanto accontentatevi dell'oracolo. Vi mando un bacio, un abbraccio e ci sentiamo presto. Buonanotte.